È stato un mercoledì a dir poco atipico, amici di Wii Sport, per Reggio Ravagnese e Paolana, il Croce e Valaniti di Reggio Calabria per il recupero della 23esima giornata del campionato di eccellenza calabrese, o meglio, per il recupero degli ultimi 13 minuti non ancora disputati. Era infatti il 25 febbraio quando Reggio Ravagnese e Paolana al 77esimo venivano fermate sul risultato di 2-3 e non proseguivano fino al triplice fischio per un infortunio. Accorso al direttore di gara, è passato praticamente un mese e adesso bisognerà ripartire proprio da quel minuto, dal 77esimo. Noi però riallacciamo completamente il nastro e cerchiamo di fare luce su tutta quella che era stata la partita. Al quinto di gioco, rimessa laterale lunga, messa dentro per Barez, la prolunga di destra dove Franzino manda in rete, la Paolana si porta in vantaggio. Al sesto, ancora la formazione ospite, palla sulla corsa di Gallo che il mette sul secondo palo dove arriva Perri che spinge in rete il gol del 2-0. Era stato un inizio shocking per la Reggio Ravagnese che solo al 23esimo del primo tempo si rendeva pericolosa col destro dalla distanza di Buta che però si spegneva sul fondo. Al 27esimo ancora un calcio d'angolo sul secondo palo, Fodi svetta, arriva però sulla linea il salvataggio di Angotti, minuto 28, Verducci cerca la villa, la mette dentro per Franzò, manda il pallone in rete e riapre la contesa 1-2 tra Reggio Ravagnese e Paolana. Minuto 29, Barez per Franzino, la combinazione che aveva portato al gol del vantaggio, porta solamente al pallone che sfiora l'incrocio, 39esimo, punizione di puntoriere, Mescara prolunga per Franzò che di testa manda sul fondo, sfiora il pareggio. La Reggio Ravagnese proprio sul finale di quello che era stato il primo tempo del 25 febbraio. La ripresa si era aperta al 51esimo con il pallone in zona Angotti che riceve e trova una gran conclusione dalla distanza per il tris della Paolana. Sul risultato di più 2 in favore degli ospiti, doppio cambio in casa Reggio Ravagnese con gli ingressi in campo di Tersinio e Riso per Buda e Mescara. Al 59esimo la formazione locale si rendeva pericolosa sul calcio di punizione di puntoriere dai 25 metri, per poco non trova lo specchio della porta, entra Gatto per Franzò, poi al 77esimo gran palla di puntoriere per Romano che la incrocia sul palo più lontano e trova il gol del 2-3. Ieri gli ultimi 13 minuti, come detto, alla Croce e Valaniti, dove però non succede nulla, e allora ormai è ufficiale: Reggio Ravagnese 2, Paolana 3.